questa emozione politica. E baci! E vado scelto! Basta poco per iniziare a sentirsi liberi, liberi davvero, non liberi da qualche ricatto di qualche politico. Ci hanno svelato la verità ormai, solo chi è stupido non ha capito che ci stanno prendendo in giro. Ci hanno candidato 500 persone, tra queste persone c'è gente che è passata da una parte all'altra e che oltretutto adesso fa il gioco di nascondersi, di sputare sull'altro. Ormai è notizia di poche ore fa che ci sarebbe addirittura un accordo tra Forza Italia, tra il Partito Democratico, sento Casale Democratica, Partito Democratico, Centro Democratico. La democrazia, questa democrazia non esiste, è un'illusione. La democrazia esiste solamente se i cittadini vanno a governare. È l'unico movimento, l'unica massa di persone che può governare e fare l'interesse dei cittadini. Siete voi, non siamo noi. Il 5 giugno non dovete votare solo il Movimento 5 Stelle. Immaginate che votando il Movimento 5 Stelle state dando fiducia a voi stessi. Purtroppo non c'è più molto tempo, dobbiamo andare, abbiamo dimostrato che esiste una politica pubblica, non dobbiamo più vergognarci, non dobbiamo più nasconderci, ci siamo tutti, ci abbiamo messo le nostre facce, ci abbiamo messo il nostro cuore, la nostra passione. Il 5 giugno, tra poche ore, abbiamo sentito tante volte questo 5 giugno prossimo, le elezioni amministrative ormai ci tormentano da mesi. È arrivato il momento di tirare le fila del discorso. Dobbiamo scegliere se continuare a lamentarci oppure iniziare a ribellarci nel modo che ci hanno insegnato i nostri atti. C'è gente qui a cui abbiamo donato il nome di questa piazza, gente morta impiccata per la libertà. Ignazio Ciaia è stato ucciso per far sì che la nostra storia fosse libera da questo, fosse libera dall'oppressione. Non dobbiamo dimenticarci questo. Poche ore fa eravamo a Montalbano, eravamo in Piazza della Libertà. Queste parole non sono degli slogan da attaccare al muro, la gente che in realtà non vuole la nostra libertà. La nostra libertà ce la riprenderemo attraverso il voto e vedremo immediatamente la differenza. Sono stanco delle solite